Ciao a tutti ragazzi, sono Valerio Perrone e bentornati su Feige Network con il nostro nuovo video di approfondimento. In Spider-Man No Way Home, vedremo finalmente il multiverso? Andiamo con ordine. Nel cast ci saranno sicuramente Andrew Garfield e Tobey Maguire, gli attori che hanno interpretato Spider-Man prima di Tom Holland. Nel film li troveremo anche Alfred Molina nei panni del Dottor Octopus e Jamie Foxx in quelli di Electro, i cattivi presenti negli Spider-Man precedenti. Il cast comprende una grande varietà di attori che hanno partecipato tutti ai diversi Spider-Man. Ci sarà Kirsten Dunst, la Mary Jane nei primi Spider-Man di Sam Raimi, J.K. Simmons nei panni di J. Jonah Jameson, mentre Willem Dafoe potrebbe tornare a vestire i panni del Goblin. Emma Stone potrebbe tornare nel ruolo di Gwen Stacy, mentre Reese Ifans nel Green Goblin di The Amazing Spider-Man. Jack Gilligan dovrebbe tornare nei panni di Mysterio, anche se dovrebbe essere morto nel film precedente. Voci di corridoio affermano che potrebbe essere presente anche Charlie Cox, interprete di Daredevil nella serie Netflix. Non sappiamo ancora se ci sarà Michael Keaton nei panni dell'avvoltoio o chi vestirà i panni di Joker. L'unica certezza che abbiamo è che ci sarà Benedict Cumberbatch. Infatti, l'indizio più significativo sulla teoria del multiverso è proprio la presenza del Doctor Strange. Lo stregone supremo dovrebbe essere coinvolto proprio per contrastare la minaccia del multiverso dovuta a qualche evento passato, magari scatenato da Wanda nel finale di WandaVision, la serie record che potete trovare su Disney+. Qui sorge un'altra domanda: Spider-Man No Way Home, come sarà collegato alla serie dedicata a WandaVision? Dalle dichiarazioni dei vertici della Marvel, la serie potrebbe essere collegata al film, ma ne siamo sicuri? Forse perché la serie Marvel potrebbe aver alterato il flusso temporale e causato il collasso del multiverso. Un primo indizio l'abbiamo trovato in una foto pubblicata da un membro del cast di Spider-Man No Way Home appena finite le riprese, nel quale compaiono dei gadget dati alla crew. Nella foto, in un volantino, tra l'altro, c'è uno Spider-Man col costume uguale a quello di Tobey Maguire con la macchina fotografica. In un'altra t-shirt c'è uno Spider-Man con il costume simile a quello di Andrew Garfield. Insomma, ci sono tutte le possibilità di vedere finalmente il multiverso sul grande schermo. Dopo il falso allarme in Spider-Man Far From Home, nel quale Mysterio diceva di provenire da un altro universo, i fan adesso non vedono l'ora di vederlo. Questo terzo capitolo vedrà Peter Parker fronteggiare gli eventi con il quale si è chiuso Far From Home, quando è stata svelata l'identità a tutto il mondo. Ma diteci la vostra, cosa ne pensate riguardo al multiverso Marvel? Scrivetelo nei commenti, cosa vi aspettate da questo terzo film? Noi nel frattempo ci vediamo venerdì con il terzo episodio di Falcon e Winter Soldier per commentarlo in diretta su Twitch. Ciao a tutti, grazie mille.